Amici del tubo, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Sim City, la 13ª per l'appunto. Sono le 10:30 del mattino, buongiorno a tutti voi, oggi è il 18, sì. E che dire, novità? Novità ce ne sono poche, perché la pagina Facebook l'ho creata, i titoli, il sondaggio l'ho creato. Ringrazio Davide per appunto aver votato i giochi che finora sono GTA 4, la Complete Edition, e Need for Speed Hot Pursuit, se non ricordo male, ovviamente quello più recente. E sono contento, avrei voluto che magari ci fosse stato qualcosina di più di persone, però dato che ho visto che magari Facebook che non ce l'hanno, che non gli piace, allora ho deciso di pubblicare qua sotto nei commenti i vari titoli, e poi se ovviamente vorrete commentare mi dite la vostra, perché scusami Davide, ma solo tu non mi sembra giusto, volevo far partecipare tutti i miei 5 o 6 che mi stanno appunto guardando questa serie che spero vi piaccia. Allora adesso forse vi ho rotto anche troppo le scatole, quindi andiamo avanti. E l'ultima volta ci eravamo posti l'obiettivo della centrale di polizia, stavolta invece vorrei andare a Usfal Land Park, quel che l'è, per appunto iniziare l'ampliamento della di Gardaland, io lo chiamo, no, parco giochi, dai. Mi aspettavo magari qualche commento su qualche consiglio, ma non ho ricevuto nulla, ma fa lo stesso, sono contento così. Mi piace che ci siano persone che siano appunto interessati a questa serie, diciamo. Ok, bene, quindi continuiamo. Benvenuti a Usfal Land Park, dove qui come potete vedere abbiamo una zona commerciale, qua abbiamo una zona residenziale che è abbastanza sviluppata, e qua c'è il nostro fantastico parco giochi che oggi è aperto ma con solo 35 persone, quindi dovremo incrementare. Dunque l'acqua, sì, la corrente c'è, l'acqua c'è, l'acqua reflue ci sono. Allora vediamo un po' la felicità, che problemi ci sono, 0 compatori, 0 quattrini, ho capito, adesso cercheremo di soddisfare questa richiesta. Non siamo contenti, non siamo contenti, non siamo contenti, motivo? No, perché è facile dire non siamo contenti, ma per quale motivo? Ok, vabbè. Le immondizie sembrerebbe che sì, sono a posto. Pompieri funzionano. Morti non ce ne sono, o perlomeno ce ne sono pochi. Polizia non ce n'è. E la scuola funziona. Bene. È al massimo, potenziata al massimo, sì. Gli autobus ci sono e stanno funzionando per smaltire il più possibile il traffico, quindi io direi che possiamo mettere, guardate qua che bello, fantastico. Sì, vabbè, nella realtà è abbastanza assurdo una cosa del genere, però questo è Sim City. Sì, ammetto che sì, che è un po' assurdo come cosa. Sì, lo ammetto. Sì, questi qua secondo me li vedi tipo in questo supermercato. Vabbè. Sì, tra l'altro come potete ben notare qua c'è il tubo delle acque reflue. Qui ci sono le riparazioni auto. Welcome to Trilland. Quindi aumentiamo la velocità, che vorrei guadagnare il più possibile, perché dobbiamo arrivare a costruire due giostre secondarie, ok? Gli standard gastronomici, dunque le giostre secondarie, oh, chi lo sa, ok,
cazzo. Allora, gastronomico sicuramente. Quindi, tech. Era uno stand gastronomico, perfetto, però era meglio forse questo. E quindi togliamo questo. Dobbiamo poi costruire, vero, il centro espositivo, questo è molto importante. Anzi, io direi di lasciare perdere un po' questo. Ok, le tasse sono già al massimo. Ora, lasciamo scorrere un po' il tempo, sarà un po' noioso, oppure chiediamo le obbligazioni. Ma sì, dai, chiediamo le obbligazioni, rischiare. Questo gioco ha imparato che bisogna rischiare. E costruiamo finalmente questo qua. A cacchio. Se ne vogliono altri 50, non c'è nessunissimo particolare problema. Adesso noi lo costruiamo e lo costruiamo esattamente qua. Eccoci qua. Nostro centro espositivo, che appena sarà con il personale faremo subito un evento che spero ci faccia guadagnare un bel po' di soldini. Qui intanto abbiamo 700 dollari, non è tanto, ma comunque è un buon risultato. Ecco, organizziamo l'evento di motocross e dovrebbe organizzarsi nella giornata di domani. Per domani, sì, domani alle 9. Questa è la domanda, immagino industriale. Mi serve un lavoro? No, non faremo la... E queste qui tre sono le... la Torre Eiffel, la Porta di Brandeburgo e il Big Ben Theory, no scherzo, Big Ben. Qui compratori con reddito medio, attività commerciale, non c'erano sufficienti compratori, vabbè, questo è semplice da risolvere, lo si risolve in questa maniera, guardate ragazzi, ci pazziamo, no scherzo. Ci mettiamo questo? Ah, se costasse meno lo avrei preso. Ci piazziamo qua. E adesso dovrebbero aumentare di dimensioni, giusto? Infatti stanno già costruendo a livello medio. La corrente... siamo in deficit. Siamo in deficit, ragazzi. Oddio, allora aspetta. Siamo anche in deficit perché, come vedete, oddio, non ci sono soldi, 10.000. Dobbiamo avere la corrente per domani, eh. Possiamo sempre comprarla, però compreremo solo 4. No, dobbiamo assolutamente arrivare a 10. E non ci arriveremo mica però con questo passo. Quanto abbiamo guadagnato? In 3.000 il parco dei divertimenti ci ha fatto guadagnare. Andiamo malissimo, abbiamo un deficit di 10, adesso vorrei... Compro dalle altre, però per curiosità, quanto ciuccia? Quanto danno questi? 5 e 10, ci vorrebbero 2, almeno. Vabbè dai. Allora, noi adesso facciamo così. E quella sarà la zona di espansione delle nostre pale. Che belle pale. Con reddito medio ancora. Ok. Espandiamo la zona. Sì, dai, espandiamo la zona in questo modo, in modo che così i compratori non spaccano. Ok, alla scuola ovviamente, direte no, non mi nominare la scuola, ma no, e lo so ragazzi,
capita. Però non mi potete fare questo, perché sennò dopo questo qui non funziona. Mi serve corrente. Serve corrente. Pensa. Ci do questa, però me ne da tre. E me ne servono due di queste. A sto punto, cioè, devo andare su quelle grandi. Però i prestiti li ho già fatti. E bisogna spegnere qualcosa. Giusto? E cosa si potrebbe spegnere? Questo? Beh, due. Come vedete, questo è quello che ciuccia di più. Infatti, come potete già ben vedere, qualcosina è aumentato. Allora, io direi questo lo teniamo chiuso, perché non si può tenere acceso tutti e due. Avrei fatto una turbina piccola, però direte del pazzo, ma io ho bisogno di soldi. Wow, che botta! Wow, che fantastica botta, ragazzi, avete visto? Spariamo ancora un po' il cittadino per un'altra ora. Perfetto, basta. Basta. Ok, adesso pausa. Mettiamo qua e qua. E si va in surplus. Si potrebbe anche aprire il parco di divertimenti. Lo apriamo sicuramente. Ok. Perfetto. Ecco, vedete che c'era una... vediamo... una richiesta? Sì. C'era una richiesta, ma niente. Farò durare un po' di più l'episodio, perché vorrei almeno arrivare a fare... perché, insomma, ho fatto nulla. Vorrei almeno vedere come funziona questo. Sperando che l'energia elettrica gli arrivi. Perché... malgrado questo era chiuso. Guadagnavo, vabbè. Dai, dai. Sì. Come evento annullato. No! No, ho bisogno di corrente, dai. Ho altri soldi. Ne mettiamo un altro. E dovremmo essere a posto. Bellissime quelle pale, però. No, ma dai. Ah, perché? Ecco perché ho avuto un surplus. Perché ha annullato l'evento. Niente, cerchiamo di velocizzare, di arrivare al prossimo evento. però l'energia. Allora, diamo un attimo una scossa alle nostre attività. Ecco, basta guadagnarne 1000. Su. Ok, adesso... organizziamo l'evento. Stiamo abbastanza spremendo. Questo è l'aeroporto che sicuramente in una città del genere c'è bisogno. Programma un evento. Sì, adesso il prossimo giorno ve lo voglio mostrare, perché penso che sia una cosa fighissima. Abbiamo avuto un problema, ma adesso il problema è stato risolto. Allora, sicuramente ci mettiamo... sì, guardate quanti camion che mandano le risorse. Ecco, sicuramente ci mettiamo questo. E vediamo un po'. Siamo... ok, adesso diminuiamo sicuramente il budget. Si può ancora? No, non si può. Vabbè, fa lo stesso. Quanto stiamo guadagnando? Siamo in surplus adesso. Adesso le 24 dovrebbero arrivarmi i soldini. Che sono 1000. Vabbè. Però non li buttiamo via, vero?
Dopo dobbiamo espandere, cioè ci sono ancora un sacco di cose da fare qui a SimCity. Ditemi voi se vi annoio, se volete fare degli episodi più lunghi. Adesso siamo già al quarto d'ora, quindi ho già sforato di un po'. Però volevo farlo un po' più lungo questo episodio, infatti come potete vedere, perché non ho fatto nulla, quindi il traffico è ben sostenuto grazie agli autobus, vedete, voi dovete costruire tanti tanti autobus, in modo che così si risolve il problema del traffico. Oddio, che succede? Non riesce a trovare un lavoro. Beh, allora, sicuramente qua, dato che è una zona piccola, ci facciamo questo. Là. In modo che così adesso dovrebbe almeno arrivare a reddito medio. Vediamo un po'. La voglia di espandersi c'è. Sì. Sicuramente c'è la voglia di espandersi. E quindi per espandersi ci vuole questo. Dobbiamo potenziare sicuramente le strade nel prossimo episodio. Però penso che nel prossimo episodio andremo a... torneremo ancora a... non mi ricordo più. A Usfanor Mineral, perché dobbiamo, quanto vedo qui, aumentare, fa vedere nei dettagli. Beh, no. Sì. Ci manca un po' di merce industriale, ma comunque penso di farcela. Qui l'evento sta procedendo bene, spero di guadagnare il più possibile. Intanto siamo già... No, siamo in surplus, ma spero di arrivarci presto. Corrente? Corrente ce n'è, dai. Dai, vediamo di programmare bene questo evento. Di prendere un po' di soldini. Sperando di non perdere soldini, perché può assolutamente capitare di perderli, eh. Ah, vedo che sta aumentando, bene, dai. Deve arrivare a metà per guadagnare un pochino. Forse meno della metà, comunque. Qui dobbiamo sicuramente aumentare, perché così non può andare. Questo parco non può andare solo con questa struttura. Però il bello dei parco giochi, sono partiti con zero e sono piano piano espansi. Ma guardate, ragazzi, che bella che è questa zona. Quanta gente che vorrei vedere. Lavoratori, tutti i lavoratori prendono tutti l'autobus. Vedete come è utile avere gli autobus. Qui ci sono visitatori? No, ci sono visitatori, ma esattamente sono i camion che portano le merci. Questi sono tutti i camion pesanti che portano le merci. Lavoratori, vedete, è bellissimo questo, è veramente stupendo. Da quando l'hanno aggiornato con la patch ultima, che hanno messo appunto le zone più intelligenti, è veramente diventata una cosa bellissima. I visitatori sono aumentati un sacco, se voi guardate. Adesso non in questo caso, perché tanto qua abbiamo un surplus. Stiamo cominciando a guadagnare? No, non ancora. Abbiamo un problema. Che problema c'è? Ingorgo nell'autostrada. Oh, dai. A questa visuale vi sta rompendo le scatole. Va bene. Riporto indietro. Siamo a meno 4000. Tanto l'episodio è lunghissimo e devo cercare di sbrigarmi, perché siamo veramente indietro. Adesso, perché volevo vedere quanto guadagnavo l'evento, ma come vedete non sto guadagnando, anzi ci sto solo perdendo. Ecco, intanto si sono accese le luci, quindi è un brutto segno. Niente, sta arrivando, per fortuna. Vedo che sta arrivando in macchina. Infatti dopo il problema di questo è che ci si creeranno degli ingorghi assurdi.
Infatti c'era da metterlo. Ecco, cominciamo a guadagnare 1000 dollari, quindi 16.000 siamo. 17, sì. Stiamo guadagnando. Oltre che a questo, stiamo guadagnando anche qua un bel po', diciamo. Stiamo guadagnando un bel po'. Questo hanno abbinato al parco di divertimenti. Direi che fa una città altamente turistica, ma adesso guarderete quanti soldi che arrivano nelle tasche verso mezzanotte, perché con il centro turistico e quell'altro là, col parco divertimenti, fanno un bel totale. Intanto siamo sui 20 minuti del nostro video, io spero, ripeto, di non annoiarvi, commentate, ditemi la vostra. Se vi rompo le scatole, non siate timidi, scrivetemelo pure in modo garbato, cioè se mi dite, oh guarda che stai rompendo le scatole, ditemelo, voglio avere una vostra opinione, perché la vostra opinione serve tantissimo, ricordatevi. Intanto l'evento è iniziato, come vedete spruzzano neve, non voglio sapere che cos'è quella cosa lì. Tanto ci avviciniamo, il silenzio più totale, si vede che non c'è il pienone, si spruzzano delle cose strane, non voglio sapere che cos'è quella roba che spruzzano. Sì, Fortuna City ha smesso di inviarti la corrente, ma c'è, per fortuna, no, dobbiamo avere la corrente per questo evento. Però sono questo e il parco giochi sono due delle aree che ciucciano di più. Infatti tanto Fortuna City dice che non c'è acqua, ma non è vero, perché io ho guardato l'ultima volta, ci siamo andati, vi ricordate che andava alla perfezione, siamo quasi arrivati all'ultima ora, i fuochi d'artificio ci sono, e con questo spettacolo pirotecnico e con i... Olè! E come potete vedere con i... Quasi domenica, con i 32.000 dollari vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Sim City. Ragazzi, mi raccomando, commentate il pollice in su se vi piace, fatemi sapere la vostra per i giochi che vorrete nella prossima serie che, ripeto, commentate qua sotto. Io vi saluto e vi auguro una buona... No, dai, così sembra. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao belli!